avevano chiamato per parlare di Costituzione. Io voglio parlare di Costituzione. Voglio parlare di Costituzione perché la Costituzione è la garanzia che il governante presta al governato. La prima Costituzione, voi sicuramente lo sapete, è stata nel 1215, la Magna Carta. Giovanni senza terra dà delle garanzie, ma non al popolo, le dà ai nobili. Poi andando avanti il popolo comincia a pretendere sempre qualcosa di più e comincia a ottenere le vere e proprie costituzioni. Noi abbiamo una Costituzione che è splendida, splendida, ed è strano che gli italiani siano riusciti a fare qualcosa di bello dopo Leonardo, dopo Michelangelo, dopo Leopardi, dopo Dante qua. Che non è sepolto qua, comunque è sepolto da lei. La nostra Costituzione è di una chiarezza cristallina ed è l'opposto di quello che sono le nostre leggi. Perché nasce la legge scritta? La legge scritta nasce molti secoli prima di Cristo. Nasce perché le persone, il popolo, il governato possa essere sicuro della legge, possa essere sicuro di ciò che dice la legge. Poi ci sono varie interpretazioni di questo, ma la cosa è chiarissima. Nel terzo secolo d.C. un tale, Cipriano, però romano di civiltà, si chiama Ulpiano, scrive una frase celeberrima, quello che in termini legali è un brocardo, e dice quacquid principi habet vigore legis, ciò che piace al principe, ciò che è piaciuto al governante ha vigore di legge. Ma non può essere così, non può essere così. Allora, la nostra Costituzione dice delle cose. Dice intanto che noi siamo i protagonisti dello Stato, dice che lo Stato siamo noi, non sono altri. È tutto chiarissimo la Costituzione. Per quello che riguarda me, io non sono un giurista, chiaramente, io sono soltanto uno scienziato, e gli scienziati non contano niente, perché oggi gli scienziati sono burioni, sono grilli. Però, io ho il diritto di parlare perché qualunque cittadino ha il diritto di parlare di leggi, perché la legge, lo dice la legge stessa, non ammette ignoranza di se stessa. Cioè tutti noi siamo degli esperti di leggi, perché per legge lo dobbiamo essere. Quando c'è bisogno di un esegeta, di un qualcuno che spieghi la legge, questo è il fallimento del legislatore, perché o non è capace di legiferare o sta imbrogliando. Tertium non datur, non c'è una terza possibilità. Allora, io vorrei, la Costituzione è tutta stupenda, ogni articolo sarebbe da commentare, non da capire, perché sono comprensibilissimi, da commentare. Io oggi tiro fuori soltanto, ma le accenno, due articoli, l'articolo 9 e l'articolo 33. Tutti e due dicono qualche cosa per quello che riguarda la ricerca e la scienza. L'articolo 9 dice in pratica che, in poche parole, dice che lo Stato incentiva la ricerca, lo Stato vuole la ricerca, ed è giusto che sia così. L'articolo 33 dice una cosa che è fondamentale: la ricerca, la scienza è libera. Libera vuol dire che non ha vincoli. Ora, noi oggi abbiamo uno Stato fatto da un Parlamento totalmente illegittimo, perché andiamo a vedere gli articoli 56 e 58 della Costituzione, leggeteli e vedrete che lo Stato che abbiamo, il Parlamento che abbiamo oggi è illegittimo. Bene, questo Parlamento illegittimo sta pagando delle persone per bloccare tutto ciò che è libertà della scienza, non la scienza, libertà della scienza. Allora voi avete dei personaggi totalmente incompetenti di scienza, c'è un certo
David Puente, che è una vergogna nazionale, che è a capo di questa task force che non è mai stata eletta da nessuno, mai stata voluta da nessuno, ma è pagata da tutti. Bene, questo personaggio insieme con suoi simili viene pagato per infrangere, per calpestare almeno l'articolo 33 della Costituzione. Noi paghiamo perché l'articolo 33 sia calpestato. Vi faccio soltanto due esempi e poi vi mando tutti a mangiare perché avrete fame. Due esempi di ciò che è successo a noi. Uno, facciamo una ricerca sulla leucemia mieloide acuta, la leucemia più comune negli adulti. Scoperte straordinarie, il regime dice quei due, mia moglie e io, non devono più poter continuare quella ricerca, tanto che l'ospedale che ci dava il sangue su cui lavoravamo non ci vuole più dare il sangue perché gli è impedito, l'università che ci preparava il sangue per le nostre ricerche, perché il sangue deve essere diviso in quattro frazioni, globuli bianchi, globuli rossi, piastrine, e sì, noi non abbiamo l'apparecchiatura per farlo. Non ci dà più questo sangue diviso. Perché? Perché il regime lo impedisce. E perché lo impedisce? Lo impedisce perché noi facciamo ricerca sui vaccini. Allora una persona normale dice, ma che cosa c'entrano i vaccini con... A parte il fatto che la ricerca sui vaccini è perfettamente legale e anzi fa parte dell'articolo 9 e 33, degli articoli 9 e 33 della Costituzione. Ma che cosa c'entra questo con la leucemia? Non c'entra niente, ma quei due devono essere puniti perché mettono il becco nei vaccini. Quindi articolo 33 non esiste più, articolo 9 non esiste più. E voi pagate per questo. Allora, ci portano via. Se qui ci sono dei grillini, sappiano che sono complici del prelevamento del microscopio 10 anni fa, che ci ha impedito di continuare per anni le ricerche. Quindi, se c'è qualche grillino, un po' di rossore in faccia dovrebbe avere. Poi il regime ci manda la guardia di finanza. Perché? Non si sa. Non si sa perché ce la manda. Ci sequestrano i computer. Ci sequestrano i computer e ci vanno a mettere il becco dentro. Pochi giorni dopo il tribunale del riesame dice è tutto illegale, non potevate farlo. Ma intanto ancora oggi, a 2 anni e mezzo di distanza, i giornali scrivono è andata da loro la finanza. E se la finanza si muove vuol dire che c'era qualcosa. Certo, c'era una cosa vergognosa da parte del regime, perché non c'era assolutamente nulla, nulla. Quindi, poi qui a Firenze, qui ci saranno un po' di fiorentini, ma molti rimangono fuori, qui a Firenze avete una stampa che è vergognosa, bravo, vergognosa, che continua a sparare bugie sul nostro conto, perché loro sono denunciati dal patto per la scienza. Ma sapete chi è il patto per la scienza? Sono dei signori nessuno, nessuno. Sono Grillo, sono Burioni, sono Mentana. Ma dove la scienza? Ma dove sta la scienza? Ma denunciati per che cosa? Per che cosa? Una vergogna nazionale. Eppure la vostra stampa fiorentina scrive ma quelli sono stati denunciati. A parte che denunciato non vuol dire condannato, vuol dire denunciato. Qui in Italia c'è una pessima abitudine, quella di querelare chiunque, perché quando non ci si può difendere si querela, perché in Italia la querela è gratis. In altri paesi più civili chi querela a casaccio, come fa questo patto per la scienza, poi paga, perché ha fatto perdere tempo alla magistratura
e alla polizia o chiunque abbia fatto delle indagini. Da noi no, da noi il primo imbecille che passa prende un foglio, lo scrive a mano, scrive che il dottor Montanari è un delinquente perché porta le scarpe numero 42, si va dai carabinieri, si deposita e si viene via. Il patto per la scienza ha denunciato il dottor Montanari. Poi nessuno dice che è stato tutto archiviato per idiozia palese, mai. Quando a seguito di varie archiviazioni noi abbiamo fatto dei comunicati stampa dicendo guardate che è stato tutto archiviato perché non c'era nulla, i giornali non hanno pubblicato niente, mai. Quindi, cari fiorentini, non comprerate più i giornali locali. E adesso andate tutti a casa, date un bacio ai vostri bambini e dite che questo è il bacio del nonno di tutti i bambini. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo. Grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince, divisi abbiamo già perso. Un abbraccio dal vostro Roby!